Si lavora anche al buio in questa settimana in via Fiorentina. L'accelerata ai lavori è evidente, l'obiettivo è terminare entro sabato quando partirà la città del Natale, verso la quale sono concentrate le aspettative del mondo del commercio. Siamo nella fase relativa ai sottoservizi iniziata esattamente un mese fa con la rivolta degli esercenti preoccupati per le difficoltà di accesso a questa arteria. I tempi verranno rispettati, ha detto l'assessore Sacchetti, precisando che i lavori vengono monitorati ora dopo ora e in effetti alle 17 passate di questo mercoledì, con la luce del giorno mano a mano sostituita da quella dei faretti, abbiamo trovato l'assessore Casi in un sopralluogo tecnico. Stando ai rumors della settimana scorsa, c'era anche chi aveva paventato di chiedere una sospensione natalizia, ma in realtà con l'incremento delle ore di lavoro il Natale di via Fiorentina dovrebbe essere salvo. L'arteria è infatti una porta d'ingresso alla città, anche se la maggior parte del traffico proveniente dalla 1 passerà dal parcheggio Baldaccio, dove andranno anche le navette ATAM per i turisti che sceglieranno Arezzo Fiere come parcheggio.